Fiera Cavalli è una miniera di incontri. Abbiamo qui davanti Philip Carl, non ha bisogno di presentazioni, è uno dei più grandi esperti della monta in leggerezza. Chiediamo proprio a lui questa nuova scuola di leggerezza, l'école de leggerezza che ha istituito. Scusa, ci può raccontare i punti fondamentali della scuola? E i principi di lavoro. C'è bisogno di un libro. Ma noi li abbiamo letti tutti i suoi libri, per cui... Sono due idee. La prima è che sono gente che non possono accettare da continuare da montare come si vede tanto, nell'equitazione che si dice classica, ma usa molto chiudi bocche stretti, imboccatura terribile, redini fissi di ritorno, incappucciamento, cavalli molto dotati ma montati con una severità terribile. Che questo è un rifiuto. E poi parallelamente è anche l'idea che è un peccato che sono dei concetti molto dolce, efficace, perché naturale e veramente classiche, che sono abbastanza anziani e completamente dimenticati. Lei vede tantissimi cavalli e tantissimi cavalieri. Qual è il difetto più grande che abbiamo imparato nella storia? C'è qualcosa che ci ha fatto allontanare dalla monta in leggerezza? Cosa facciamo di sbagliato? La prima cosa è umana, è che quando c'è una combinazione di ambizione, di risultati, ma il risultato non vuole dire fare competizione, non necessariamente. Quando c'è questa combinazione di ambizione e di ignoranza, il risultato è la violenza, è automatico, nessuno non può evitare questo. Allora, è il problema numero uno, è l'ignoranza, il fatto che i cavalieri, particolarmente insegnanti, hanno una formazione che è tanto, tanto insufficiente, veramente. E poi c'è la vita, i soldi, le competizioni, di tutto, e poi non c'è più tempo da avere una formazione solida. Perché montare a cavallo è sempre una bellezza ed è sempre... La cosa più importante è montare bene. Ah, beh. C'è bisogno di molto conoscenze e da continuare da apprendere tutta la vita. Per esempio, e poi c'è, alla fine c'è un modo di definire le cose che è completamente sbagliata. Si fa la domanda giusta, la risposta è sempre giusta. Facciamolo. Dove è la più grande competenza a addestrare cavalli? Quando vince un gran premio di dressage con un cavallo fantastico e molti mezzi costrittivi e anche non ufficiali, o la capacità senza la forza, senza strumenti di contenzione, da ottenere il migliore di ogni tipo di cavallo, anche non dotato? La risposta è bene, capito? E l'obiettivo è quello. Però purtroppo poi vediamo che le medaglie d'oro le vincono i cavalli che sono costretti all'horror cour, per cui... Sì, per fare risultati a alto livello c'è bisogno di un cavallo dotato, è chiaro, ma... il dressage e la conoscenza e l'arte e le tecniche e tutti quanti da ottenere il miglior da ogni cavallo. E il problema è quello, è che quando l'istruttore
hanno delle lezioni di dressage, l'obiettivo è vincere nella competizione di dressage, che vuole dire soddisfazione dei giudici, che i giudici non hanno più anche la formazione e la conoscenza classica. Questo è veramente un problema. Quando l'istruttore dovrebbe imparare molto tutte le conoscenze e al tono del cavallo è molto anatomia, fisiologia, locomozione, equilibrio, psicologia, maestri anziani e tutto, deve imparare come educare un cavallo e ottenere il miglior da ogni cavallo, perché è il lavoro dell'istruttore da far questo nel cavallo e con il proprietario e l'allievo, e questo è l'unico modo da cambiare la cosa, ma non sono tanto gente interessato a cambiare.